È stato presentato questa mattina presso il comune di Ponte Cagnano Faiano Faville Festival delle Arti Digitali, un progetto ambizioso che prevede la realizzazione di installazioni digitali realizzate da alcuni artisti di rilievo nazionale nel centro cittadino, combinate ad alcuni eventi e spettacoli dal vivo che animeranno la 3 giorni di festival. A spiegare nel dettaglio l'evento il direttore artistico Fabrizio Todisco. Faville Festival è un progetto molto ambizioso del comune di Ponte Cagnano Faiano e con il sostegno della regione Campania e di alcuni sponsor privati, e l'idea è quella di rifarci un po' ai grandi festival europei, soprattutto di stile francese, dove l'intrattenimento è la parte principale, l'interazione col pubblico è la parte principale dello spettacolo. Il festival prevede nella 3 giorni una serie di iniziative e con soprattutto delle installazioni artistiche digitali, dove appunto verranno realizzate delle opere all'interno del centro urbano che prevedono appunto l'utilizzo di performance digitali per creare delle nuove forme di arte urbana contemporanea. Questa è un po' l'idea di base di Faville. Abbiamo coinvolto alcuni artisti e creativi proprio per realizzare questo tipo di installazioni. Sulla facciata del municipio dal 21 al 23 dicembre potremo ammirare quest'opera di videomapping architetturale realizzata da alcuni artisti nazionali che tra l'altro hanno anche alcune esperienze molto importanti su contesti internazionali, hanno vinto alcuni festival in Francia, sono stati invitati e ospiti in alcuni festival su Marrakech, su Budapest, insomma hanno un curriculum abbastanza prestigioso. E poi ci saranno altre piccole cose il sabato e la domenica su via Marconi, via Carducci e su piazza Sabato. Alcune cose anche dedicate alla famiglia, ai bambini, e grande spazio ci sarà anche per la musica con alcune esibizioni live il sabato e il concerto finale del 23 che vedrà come ospiti La Maschera, che è un gruppo della scena indipendente napoletana molto in ascesa e molto con un forte appeal sul pubblico, molto apprezzato soprattutto negli ultimi anni, che tra l'altro hanno vinto quest'anno il premio Andrea Parodi, che è uno dei premi più prestigiosi sulla world music in Italia e in Europa.